Culture a confronto, Oriente e Occidente, due raggi di sole della stessa unità. Di seguito riportiamo alcuni passi evangelici commentati dal maestro Yogananda Paramahansa. La sua levatura spirituale nasce in seno al patrimonio di conoscenza induista, ma ben presto la sua coscienza approda nella coscienza universale. Tali commenti di saggezza si integrano con l'insegnamento di Gesù, illuminato dalla coscienza cristica. Ecco quanto segue. Quinto raggio di luce. Segue il discorso della montagna. Beati e perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Matteo 5, 10. La beatitudine di Dio visiterà quelle anime che si sottoporranno alla tortura del falso criticismo dei cosiddetti amici per fare ciò che è giusto, senza venire influenzati dalle tradizioni o dalle abitudini sociali sbagliate. Non bevete perché siete stato invitato ad una festa. Se la gente vi chiama matto perché agite bene non bevendo, rallegratevi, poiché con l'autocontrollo otterrete la beatitudine e la perfezione. Aderire al vostro credo spirituale anche se doveste perdere il vostro corpo, come fecero i martiri del passato, è ammirevole, perché erediterete l'immortale e beato regno di Dio. Un'anima che rinuncia a tutti i desideri materiali e affronta allegramente lo scherno degli amici dalla vista corta dimostra d'essere degna dell'infinita beatitudine di Dio. La gente del mondo preferisce il piacere dei sensi all'infinita beatitudine di Dio, e per questo motivo è folle o ingiusta. Essi non sanno cosa è giusto o buono per loro. Il vero devoto è giusto, poiché sa che contattare l'infinita beatitudine di Dio è per lui buono e giusto nel senso più alto. Questo passaggio significa anche che le anime perseguite e torturate dalle tentazioni dei sensi e dalle cattive abitudini, perché vogliono aggrapparsi alla pace e al potere dell'autocontrollo e alla felicità della meditazione, sono giuste perché stanno seguendo la retta via che porta alla sconfitta dei sensi e conduce alla vittoria, il regno della beatitudine infinita. Non importa quanto potenti siano le tentazioni di indulgenza sensuale, e quanto forti siano le cattive abitudini, voi dovete resistere loro con il potere dell'autocontrollo guidato dalla saggezza. Coloro che resistono alla tentazione, ma non sono convinti che la tentazione promette solo un piccolo piacere mentre dà sempre dolore e che la tentazione non è cosa nella quale indulgere, diventano ipocriti e infine soccombono alle seduzioni della tentazione. Quando siete tentati, dovete sapere che la tentazione è miele avvelenato, mentre Dio è il miele dell'immortalità sigillato nel mistero. Coloro che meditano rompono il sigillo del mistero e bevono il miele dell'immortalità. Il cielo è quello stato di gioia trascendente e onnipresente dove nessun dolore si permette mai d'entrare. Compiendo continuamente delle buone azioni, infine le anime raggiungono quel beato stato di beatitudine dal quale non c'è possibilità di caduta. Soltanto le persone che non sono nella meditazione scivolano e cadono da questo stato di felicità. Il cielo è considerato un regno perché ogni devoto che guadagna quello stato di beatitudine cosmica diventa uno con il re della beatitudine celeste, o Dio. Il regno della coscienza cosmica è posseduto dal re, Dio, e da qualunque anima elevata che diventa una sola cosa con Dio. L'anima che si fonde con Dio sente la beatitudine cosmica di essere uno con Dio. Quindi, ogni devoto che aspira a possedere il regno dei cieli deve unire il suo ego con Dio e diventare il re dell'universo. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Matteo 5:2.1112. Quanto sopra non significa che uno deve creare una banda di calunniatori e di persecutori per raggiungere il regno dei cieli. Ma significa che se nel corso della vostra vita spirituale capiti che delle persone materialiste vi perseguitino per le vostre virtù, e voi potete superare la prova gioiosamente senza accondiscendere alle loro cattive vie,
allora avrete la beatitudine proveniente da Dio e la felicità risultante dall'attenersi alle vere abitudini che producono beatitudine. Se la gente vi critica per le vostre cattive azioni, anche se esternamente siete buono, non illudetevi d'essere perseguitato per amore di Dio. È soltanto quando la gente vi chiama malvagio mentre voi sapete di essere buono, è quando dicono che avete torto mentre voi sapete di essere nel giusto, allora non dovete dispiacervi ma gioire. Se siete nel giusto, dovete conservare la gioia della meditazione malgrado la lode o il biasimo della gente. Se volete smettere di andare al cinema troppo spesso, o rinunciare alle vane chiacchiere con parenti e vicini, per preservare e mantenere la pace acquisita dalla meditazione, è così essere soggetto al loro criticismo perché non sprecate il vostro tempo come fanno loro, allora gioite, perché con l'adesione alle divine abitudini della beatitudine alla fine erediterete il regno della beatitudine infinita. Essere perseguitati a causa mia, significa essere criticati perché si mantiene il sentimento di beatitudine risultante dalla meditazione. Dio è beatitudine e la sua prima manifestazione al devoto, nel tempio della meditazione, è beatitudine. Essere ricompensato in cielo indica lo stato d'eterna beatitudine che si sente quando si stabilisce lo stato di pace risultante dalla meditazione. L'uomo che rinuncia a meditare per le critiche dei suoi vicini, parenti, o dei cosiddetti amici, perde il contatto della beatitudine celeste. Quelli che possono conservare lo stato di beatitudine acquisito con la meditazione sono doppiamente ricompensati, per la stabilità della beatitudine che diventa maggiore. Questa è la ricompensa psicologica risultante dalla stabilizzazione dell'abitudine di godere la beatitudine della meditazione. Se uno può stabilirsi nella beatitudine, secondo la legge dell'abitudine sarà ricompensato con una continua beatitudine. Il cielo non è solo uno stato di beatitudine sentito in questa vita, è anche uno stato dopo la morte nel quale si sente una gioia sempre nuova nell'anima immortalizzata. Le anime completamente liberate sono quelle che quando lasciano le rive della terra non hanno nessun desiderio mortale nei loro cuori. Sono queste le anime che, vincendo i desideri mortali, vengono permanentemente fissate come pilastri nella casa della coscienza cosmica, e non usciranno mai più, cioè non si reincarneranno più sul piano terreno, a meno che non lo facciano volontariamente per riportare nella dimora di Dio le anime legate alla terra. Il vincitore lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Apocalisse 3, 12. Oltre a tante altre cose, il cielo è anche la terra della luce astrale, dove fiori atomici sbocciano nel giardino dell'etere e dove anime semiliberate vivono gustando le gioie superiori della vita astrale, e dopo aver esaudito i risultati delle loro buone azioni, karma, astrali, vengono rimandate sulla terra mediante la reincarnazione. Nel mondo astrale, il clima, l'atmosfera, il cibo e la gente sono fatti delle diverse vibrazioni della luce e sono estremamente belli e molto più raffinati delle crudezze della terra. Tutto l'arredamento, le proprietà, le condizioni climatiche e i trasporti sono prodotti dal potere della volontà, che materializza o smaterializza forza vitale elettroatomica. Alle persone parzialmente giuste che sulla terra combattono la tentazione dopo la morte viene permesso d'andare nella dimora semipermanente del cielo astrale, dove molti semiangeli e anime semiliberate continuano una vita superiore, ma simile, a quella sulla terra, trattando interamente con vibrazioni ed energie, senza sostanze solide, liquide o gassose come quelle che si incontrano durante il soggiorno terreno. Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, significa che se fate delle buone azioni sulla terra, ne raccoglierete i frutti o mentre vivete sulla terra o nei cieli dopo la morte. Secondo la testimonianza di Gesù, è chiaramente evidente che la vita continua dopo la morte. Per ricevere nei cieli la ricompensa per una buona azione terrena, l'anima buona deve continuare ad esistere dopo la morte. I profeti sono anime ancorate nella verità che con la loro condotta esemplare cercano di condurre la gente nella via spirituale. Lo stato profetico implica una completa unione con Dio. I profeti vengono sulla terra per parlare di Dio nella misteriosa via spirituale.
Di solito sono riformatori straordinari che vengono sulla terra su comando di Dio per mostrare straordinari esempi spirituali all'umanità. Essi dimostrano il potere e l'influenza superiore dell'amore sull'odio facendosi martirizzare. I profeti rifiutano di rinnegare le loro verità a causa delle persecuzioni, e rifiutano di odiare i loro persecutori. Essi dimostrano e mantengono l'amore di Dio che tutto perdona anche quando vengono severamente torturati fisicamente e mentalmente, attraverso l'insulto o le false accuse. Maestro Gesù, seguito del raggio di luce precedente. Gli avete dato dei nomi, Iman Mahdi, Maitreya, Cristo, Quetzalcoatl e altri ancora, ne avete scolpito l'immagine nel segreto del cuore, oppure avete alzato le spalle nell'ascoltare il nome ma se semplicemente apriste la mano basta questo perché egli possa prendervi là. Aprire la mano questo sì, che è difficile. Non proiettarsi in un ipotetico futuro come fardello di desideri, ma prestare orecchio a ciò che può essere mormorato senza parole, in questo stesso istante questo sì, che è un modo semplice di aprire la mano. Volete sapere come sarà? Quel Cristo in cui riponete tutte le vostre speranze? Sarà simile a tutto ciò che non potete immaginare. A tutto ciò che i vostri occhi non riescono ancora a distinguere. A tutto ciò che non riusciranno mai a delimitare. A tutta la luce, ma non sarà di proprietà di una chiesa in particolare. Lasciatemi dire, da prima, che tra voi ce ne sarà uno poi due, poi tre, poi altri ancora che si alzeranno gridando, sono io, colui che aspettate e vi saranno uomini abbastanza sordi per starli a sentire, poi ne emergerà un altro, più abile, che non si designerà da solo, ma si farà designare dagli altri, un uomo dalle parole colorate di pace e di grande potere, un essere capace di soggiogare e che si farà ascoltare dai governanti che poi, forse anche voi ascolterete. Probabilmente trarrà da voi, ipnoticamente, qualcosa di molto simile all'amore, perché saprà condurre uomini e donne fino ad un certo punto ma vi condurrà, li condurrà fino all'incontro. A voi il compito di rispondere. L'incontro, è quello che si ha con se stessi. Queste sono banalità, direte, sono scritte in tutti i libri e sulle labbra di guru che sembrano macchine. È proprio perché si tratta di una banalità che ve le ripeto, perché non è più tempo che questa banalizzazione continui. L'impoverimento delle verità non è più sopportabile per gli esseri di cuore. Vi dico che, in questo caso, ciò che chiamerete l'incontro con sé, sarà più che altro l'incontro con il falsificatore, vi inciteranno allora a seguirlo come se fosse il capo del gregge. Ci sono 36.000 modi di formale degli eserciti. Il problema sarà di sapere in coscienza, ognuno se è davvero importante formare un esercito, ovvero aprire la porta ad un nuovo condizionamento. Condizionare gli uomini ad essere scondizionati. L'ultima trappola. Quando il chiaroscuro si mette a usare il linguaggio della pura luce, ci vuole ben altro che il vocabolario per non cadere nella trappola, ci vuole il silenzio, un po' di pazienza e molta fiducia. Tuttavia, viene sempre il momento che il chiaroscuro stanca gli occhi, allora nessuno può fare altro che guardare in se stesso. Perché così sia, non aspettate di essere spossati. Non aspettate un ulteriore errore che, simile ad una violenta bastonata, venga a rimettervi sul buon cammino, giocate d'anticipo. In realtà, amici miei, colui che viene davvero, ha giocato d'anticipo anche lui perché egli è già qui. Non potete distinguerne il volto. Pazienza. Lui conosce il vostro anche nelle più piccole rughe. Si limiterà a sorridere quando colui che si sarà fatto designare avrà finito il suo lavoro. E allora potrete rinviargli la luce che egli diffondeva in voi come un pozzo apparentemente senza fondo. Significa forse che non vedrete mai la figura di un essere che abbia la stessa radianza del Cristo. Significa forse che riceverete una sola energia. Ma che vuol dire una sola energia? Anche voi, siete soltanto energia, siete solo questo, ovvero tutto questo, tutto intendo dire che non dovete più basare la vostra richiesta, la vostra speranza su quest'incontro con una presenza fisica che incarni il Cristo. Il lavoro da fare su di voi deve essere compiuto in funzione di voi stessi e delle molteplici ed infinite manifestazioni della vita. Mettete fine al condizionamento della ricompensa, quella di vedere un giorno qualcuno, certamente,
Mio fratello il Cristo verrà a prendere a prestito un abito di carne, e milioni di voi lo riconosceranno, ma questo non avverrà prima che la carne stessa, attraverso la mutazione della coscienza che l'anima, abbia elevato di un grado la propria realtà vibratoria. Questo significa che siete voi, individualmente e collettivamente, che dovete aprire la porta della terra degli uomini all'essere Cristo, al Cristo della storia del vostro pianeta, a colui che, in definitiva, ha assunto l'incarico dell'istruzione dell'umanità. Quando i piedi di un essere con simile calpestano il suolo quale il vostro, allora questo è il segno che qualcosa si è purificato anche nella materia, e che giunge a conclusione l'opera al nero di quest'ultima. Non è da vedere come una ricompensa, vi ripeto, ma come la risposta logica al lavoro solare, cosciente o inconscio di tutti. Comunque sia, siete voi che definite l'ora della sua venuta e, al di là di questa stessa venuta, l'ora dell'incontro. Solo il corpo e l'anima della vostra umanità hanno il potere di esclamare, siamo pronti. Tuttavia, credetemi, quando questo grido sarà stato lanciato, sarà ormai passata l'ora dello stare in guardia perché ognuno nonostante le proprie goffaggini dovute al fatto stesso di essere libero, comprenderà la ricchezza che nasce dalle differenze ed imparerà cos'è l'unità nella molteplicità. Non vi annuncio la fine di un tempo, amici miei, perché le fini sono poco interessanti, sono soprattutto foriero della realtà e dell'imminenza di un inizio. Ecco perché vi esorto ad essere gli eliminatori delle sterpaglie della vita, silenziosi se necessario, fieri senza gonfiare il petto, ma risoluti per e contro tutto, nel pensiero come nell'azione. La felicità, la pace che ora siete in grado di costruire, dipendono da questo. Alcuni parlano di un ultimatum lanciato all'umanità, ma questa parola è rude e senza amore. Quanto a me, vi parlo di una proposta, probabilmente la più bella, la più luminosa di quelle che abbiate mai ricevuto. Vi parlo d'amore perché bisogna che lo sappiate infine. Questo soffio il cui ricordo palpita in voi fin dall'inizio dei tempi, vi parlo d'amore più di ogni altra realtà, affinché nell'urgente bisogno di cura delle vostre piaghe non vi sia più posto per il dubbio. Qui si conclude verbalmente il messaggio che avevo da darvi, qui comincia il vostro, perché ora il mondo attende la vostra risposta. Possiate non classificare il susseguirsi di queste frasi come avete fatto tante altre volte. Sapete che la vostra gioia non dipende da esse, ma dal dono di cristallo che esse possono aiutarvi a portare agli uomini. Non vi è per me scopo maggiore che il far nascere in voi il motore, il portatore di fiaccola ed il detonatore di pace. Così, amici miei, in tutta verità e più che mai, l'intero universo potrà chiamarvi in assoluta coscienza fratelli. Il grande bilanciere cosmico sta scandendo l'ora per l'avvento dell'era dell'acquario e Ganimede, il versatore d'acqua, accompagnerà nella frequenza di vita più elevata tutti coloro che sentono nel proprio cuore che tutto è uno, ovvero la moltiplicazione sacra parla solo la legge dell'uno. Essa la coniuga e così facendo si realizza. Innumerevoli sono i progetti del divino, ma il loro scopo è unico in sé.